Benvenuti in questo nuovo video. Nuovo mese, febbraio, e quindi nuovo Q&A. Come sapete, ho deciso di fare ogni mese un Q&A riguardando tutte le domande che mi ponete durante il mese, in questo caso gennaio, e vedendo quali sono quelle più popolari. Quindi, siccome voglio rispondere a tante domande, iniziamo subito. Prima domanda, forse anche quella più popolare, riguarda la mia alimentazione. Voi sapete che adesso sono seguita da Fran e quindi mi avete chiesto se Fran mi segue non solo per l'allenamento ma anche per l'alimentazione. Allora, la risposta è no. Quando abbiamo iniziato, come lui fa con tutte, ha dato anche un piano alimentare. Mi aveva messo dei giorni high carb e dei giorni low carb. Io l'ho chiamato e gli ho detto che sul piano alimentare non me la sentivo di seguire questo regime. Gli ho spiegato tutte le mie motivazioni e abbiamo concordato sul fatto che io continuassi a mangiare come mangio adesso. Io adesso mangio in libertà, mangio con tranquillità, mangio quanto mi va, sempre comunque sapendo e pensando alle mie dosi e alle mie porzioni, mangiando naturale, mangiando equilibrato. Quindi personalmente, siccome io non ho, come sapete, obiettivi di arrivare a un determinato fisico, obiettivi di fare gare, obiettivi di competizione, obiettivi di avere entro un determinato giorno una determinata forma, ma il mio obiettivo è quello di lavorare su un livello più di performance, cioè io mi sono affidata al Fran per riuscire a uscire dalla mia fase di stallo circa la forza, cioè io voglio riuscire a fare una trazione, voglio riuscire a fare le verticali, voglio riuscire a sollevarmi, e vedevo che da sola non ci riuscivo, non riuscivo a crearmi degli allenamenti che fossero funzionali a questo. Questo è il motivo per cui mi sono affidata a Fran, cioè con un obiettivo di performance. Poi che io lavori anche a livello fisico per andare a sistemare un pochino la culotte de cheval, andare a ripulire un po' gli addominali, ok, però non ho un obiettivo a breve termine e quindi non mi sono sentita e non voglio sinceramente crearmi degli schemi alimentari. Fran è stato assolutamente d'accordo, quindi la mia alimentazione è rimasta assolutamente invariata, anche perché sinceramente più pulita di così è difficile che lo diventi. Io di per sé, se diminuissi le quantità, avrei magari l'addome definito entro 2 settimane. Ma il fatto è che, sinceramente, a me non mi interessa avere l'addome definito entro 2 settimane. Ma neanche tra un mese. Io sto bene così, so che mangiando in questo modo mantengo, sto bene, sono felice, sono allegra, posso vivere la mia vita. Per me questo vale molto di più. Quello che cerco di fare è raggiungere i miei obiettivi in palestra, tenendo l'alimentazione come contorno, contorno della mia vita, contorno dei miei studi, e perché io ho altre priorità. Un'altra domanda a cui volevo rispondere è il miele. Come voi sapete, io non aggiungo zuccheri. Io li mangio dalla frutta, dalle verdure, da qualunque altro alimento che ha zuccheri, però non li aggiungo, cioè non metto il cucchiaino in più di zucchero, che sia di canna, di cocco, di qualunque cosa, non lo aggiungo alle bevande, allo yogurt, alle preparazioni dolci, perché secondo me riusciamo a raggiungere il nostro apporto di zuccheri quotidiano se mangiamo equilibrato, se mangiamo le giuste cose durante il giorno, senza doverne aggiungere. Questo per me comporta mangiare 2-3 frutti al giorno, comporta mangiare verdure che siano quelle zuccherine o qualunque altra verdura. Quindi io vedo che con l'alimentazione, con quello che mangio, riesco ad aggiungere la mia giusta dose di zucchero giornaliero prevista. Qui poi c'era anche un discorso del fatto che lo zucchero bianco oppure i dolcificanti sono anche trattati chimicamente. L'argomento miele che voi mi chiedete è: ma perché tu non lo assumi pur essendo il miele naturale? Allora, è vero, all'inizio l'avevo anche quello escluso dalla lista dei papabili, perché lo vedevo come un qualcosa da aggiungere, un dolcificante. Però poi ci ho riflettuto, anche grazie alle vostre parole, ai vostri commenti, e io lo dico sempre, imparo da voi e sono sempre disposta a cambiare e rivalutare la mia idea. Sono arrivata alla conclusione che miele, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, tutte quelle fonti naturali di dolcificanti sono ok, cioè non voglio dire che le altre non lo sono, ma nel senso che le posso benissimo assumere, però con l'idea di assumerle come alimento. Tipo io, se un giorno non ho voglia di mangiarmi il frutto, sostituisco gli zuccheri e i carboidrati che mi darebbe il frutto con il miele. Non è fruttosio, è un diverso tipo di zucchero, lo so, però ora. L'idea dietro sta nel fatto che
non voglio che la parte dolcificante, che sia miele o zucchero, mi vada a cambiare il gusto del tè, ad esempio. Ma voglio che sia un vero e proprio alimento, cioè io ad esempio voglio mangiare un cucchiaino di miele e me lo mangio così come cucchiaino, perché ha proprietà nutritive che lo zucchero non ha. E quindi più di vederlo come un dolcificante di qualcosa, lo vedo proprio come alimento a sé stante. Spero di essere stata abbastanza chiara, ma nel caso non l'abbiate capito mi rispiegherò. Un piccolo update sull'epilazione: sono andata a fare la seconda seduta dopo un mese, la prossima ce l'ho a marzo, quindi dopo un mese e mezzo. È stata molto meno dolorosa della prima, quindi è un po' una strada in discesa. Superata la prima, poi si va più tranquilli. Continuo ad avere sempre meno peli. La differenza tra il centro in cui sono andata io, Epilate, e altri, quelli che fanno tipo luce pulsata come Nomas Bello, me la sono fatta spiegare. Praticamente è che loro hanno un brevetto su un macchinario destinato all'uso medico e non estetico, quindi è proprio un macchinario medico che rilascia un'energia costante che va per quel secondo a uccidere la base del pelo, mentre tipo la luce pulsata, invece di fare una energia costante, quindi a quadrato, fa energia a onde. In questo modo, quando va a pulsare il pelo, non lo brucia perché ha l'energia che cala e che cresce. Potete trovare maggiori informazioni sul sito, questo è quello che più o meno mi ha spiegato. Però una cosa che volevo dire è che sono diventata amica della ragazza del centro. Ho cercato di creare un po' di contatti e siamo arrivati alla conclusione che se c'è qualcuno di Padova che vuole andare a provarlo, basta che entri nel centro e faccia il mio nome. Penso che faccia uno sconto, non ne sono tanto sicura, non lo so. Però mi ha detto che farebbe delle agevolazioni se vi presentate dando il mio nome. Questa è assolutamente una cosa che ho fatto per voi, io non ci prendo nulla, quindi assolutamente ho pensato che vi potrebbe essere utile, visto che volevate maggiori informazioni. Quindi per il momento è solo a Padova e spero che magari parlandone con quelli di Milano riescano a creare qualcosa davvero di tipo codice, cose del genere. Però per il momento chi è di Padova lo sfrutti. Vi lascio l'indirizzo del centro nell'info box qui sotto. Un'altra domanda che mi fate da tantissimo è riguardo il CrossFit. Ho mai provato CrossFit? Farò mai CrossFit? Passerò mai il CrossFit? Allora, non ho voluto rispondere fino adesso perché non avevo mai provato, quindi vi avrei detto sì, mi piacerebbe, però mai fatto. Però quando ho passato una settimana a Padova post esame, sono stata invitata in un centro CrossFit a Padova, il CrossFit Iron Kings, e ho fatto una lezione, una masterclass di CrossFit. Non ho fatto un WOD, che è il workout of the day, perché sennò sarei crepata, però abbiamo fatto con i due istruttori qualche esercizio tipico del CrossFit, il vogatore, il lancio della palla al muro, mini circuiti. Vi sto facendo un po' scorrere le immagini della sessione che ho fatto in compagnia anche della mia amica Linda, Pancakes Addiction. E è stato molto distruttivo, ma anche molto istruttivo, in quanto io sono sempre pronta a carpire informazioni e a imparare, e quindi ho ricevuto tanti tips per lo squat, per l'esecuzione di diversi esercizi. Quindi sono entrata in una palestra di CrossFit, non ho proprio fatto CrossFit, però tornerò a marzo o quando tornerò a Padova, siccome sono state davvero gentilissime, mi sono trovata bene, tornerò per fare altre lezioni e probabilmente per fare un WOD. In quel momento vi saprò dire cosa ne penso. Al momento vi dico che secondo me è qualcosa di molto figo, qualcosa che personalmente però non so se farei, perché comunque CrossFit è fare la classe di CrossFit e io sono una a cui piace allenarsi da sola. Music on, word off. Quindi proprio io e me stessa, che mi concentro su me stessa, perché durante i miei allenamenti io non voglio staccare la spina, come ad esempio succederebbe a CrossFit, che quella ora, non lo so quanto dura, tu non pensi a niente perché stai facendo gli esercizi. Cioè proprio a me piace concentrarmi su me stessa e staccare la spina, nel senso lasciare fuori tutti i problemi, però concentrarmi sul mio corpo, sentirlo lavorare, sentirmi viva. E secondo me questo non è proprio fattibile a CrossFit, però comunque mi piace l'idea di sfidarti, di spingere, di davvero dare il massimo. Mi piace così che lo sto magari inserendo una volta al mese, una volta ogni tanto, però davvero alla fine fa bene fare quello che fa stare bene. Quindi capisco benissimo chi piace andare lì, staccare la spina, allenarsi, dare il massimo, tornare a casa distrutto e sentirsi soddisfatto. È una bellissima disciplina e mi è piaciuto davvero farlo.
Un'altra domanda è: dove guardo Masterchef? Allora, Masterchef lo guardo su Sky Go. I miei genitori hanno Sky, quindi ho l'account Sky Go a cui posso accedere tramite il computer, l'ho registrato e quindi posso guardarmi tutte le puntate di Masterchef, Hell's Kitchen. Un'altra domanda interessante è la proporzione di cereali e legumi. Allora, su questo ho dovuto fare tanto ricerca. Effettivamente non sapevo la risposta. Allora, io so che i cereali e i legumi non hanno il profilo aminoacidico completo. Dovete sapere che le proteine sono formate da aminoacidi. Noi ne necessitiamo 20. 12 di questi sono generati dal nostro organismo, mentre gli altri 8, gli aminoacidi essenziali, sono quelli che noi dobbiamo ottenere attraverso l'alimentazione. Ci sono alimenti come i cereali o come i legumi che non hanno il profilo aminoacidico completo. Quindi per questo si dice che bisogna completare i legumi assumendoli insieme ai cereali. Detto questo, la vostra domanda è: sì, ma in che proporzione? Allora, sinceramente su questo non so darvi una risposta. Secondo me non esiste una vera e propria proporzione. Però ci sono due cose che voglio parlare. Uno, che non c'è bisogno di assumere i legumi e i cereali nello stesso pasto. Diciamo che questo completamento del profilo aminoacidico dei legumi può avvenire in un arco temporale, ad esempio una giornata. Quindi non c'è bisogno di mangiare per forza pasta e ceci. Ma si può mangiare benissimo ceci a pranzo, la pasta a cena. E questo non crea alcuna differenza. Allora voi vi chiederete: sì, però tu fai 80 e 20, cioè tu tiri giù i carboidrati quando assumi legumi. Allora, innanzitutto io lo faccio un po' per gusto, perché comunque riso e piselli mi piace, mangiare i piselli da sola no. Le proporzioni che io mi sono dettata, diciamo, sono più guardando i carboidrati. Cioè io guardo che ad esempio a pranzo solitamente mangio 100 grammi di pasta, che sono 80 carboidrati. Quando mangio insieme ai legumi, siccome i legumi hanno carboidrati, io le proporzioni le determino in base ai carboidrati. Cioè, ok, allora devo arrivare a 80 grammi di carboidrati. Ho visto che abbassando la pasta a 80 e mangiando una porzione di legumi, e io mi sono basata in base alle scatolette, ad esempio, che hanno più o meno 20 grammi di carboidrati, allora riesco a raggiungere questi 80. Quindi diciamo che le dosi, le proporzioni, le ho un po' inventate io in base alla mia quantità di carboidrati. Ovvio che se io avessi 150 grammi di pasta e quindi più o meno 130 grammi di carboidrati, penso, allora le porzioni, le proporzioni cambierebbero. Per questo vi dico che se voi sapete qualcosa di più riguardo questo, magari avete studiato medicina, magari avete studiato alimentazione, io no, istruitemi. Ma le fonti che io ho utilizzato per questo sono Project Invictus, il canale YouTube di Andrea Biasci, e diversi articoli trovati su internet da tipo fonti come My Personal Trainer o Bodybuilding.com. Quindi non prendetevela con me se ho detto qualche cavolata, io ho assunto delle informazioni da diverse fonti. Un'altra domanda che mi fate spesso è se va bene fare cardio prima di un workout. Allora, io prima di un workout non consiglio di fare cardio perché vai a spomparti. Se io mi mettessi sul tapis roulant 20 minuti a fare cardio, a sudare, arriverei stanca all'allenamento in sala pesi. Siccome secondo me l'allenamento in sala pesi è fondamentale ed è il punto focale dell'allenamento, arrivare stanca, arrivare che sollevi la metà di quanto solleveresti se non fossi stanco, non ha senso. Quindi piuttosto io nel caso metterei il cardio alla fine, ma personalmente io metto il cardio in un giorno separato, proprio perché è qualcosa che non voglio che intacchi il mio allenamento in sala pesi. Un'altra domanda è: dove compro il salmone, il mio fantastico salmone pre-esame? Allora, io lo compro alla Metro Cash & Carry, bisogna avere la partita IVA e penso che sia soltanto per agricoltori o comunque persone che hanno qualcosa a che fare con la ristorazione, quindi non so se tutti quelli che hanno la partita IVA possono andarci. E compro salmone fresco. Se c'è mio papà a casa, compro il pesce intero, che mio papà poi sfiletta. Se sono da sola, prendo soltanto una baffa chiamata, che è una parte, e lo taglio a fette. Semplicissimo, taglio, metto nei pacchetti e surgelo. Penso di aver risposto ad abbastanza domande. Continuate a riempirmi di domande. Io nel prossimo Q&A, che sarà a marzo, risponderò a quelle più popolari. Detto questo, vi saluto. Vi lancio un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.